Un aperitivo in quota è a due passi dal centro, senza dover per forza salire a piedi. Da oggi basta infatti prendere la funicolare e salire a Castel San Pietro per trovare un po' di ristoro, dalle 10 alle 21 nel periodo estivo e fino alle 17 in inverno, il tutto gestito da AGEC. Un altro momento che si aggiunge ai 2 anni di gestione della funicolare, perché abbiamo pensato che non solo arrivare quassù e godere della vista splendida che ci offre questa città, e anche la possibilità di un momento di sosta che i turisti certamente apprezzeranno molto come momento di relax, sempre con una vista dall'alto su tutta Verona. Ma questa non è l'unica novità per la funicolare. Alla base, quindi, dove c'è la biglietteria, si può fruire della mostra fotografica allestita dagli Angeli del Bello, foto che raccontano la storia della collina e della funicolare dal 1941 ad oggi. Prima di tutto è una mostra permanente che ha voluto trasformare questo spazio anonimo in un piccolo museo. Nella nostra contemporaneità, in cui tutto il mondo si sta trasformando in un grande centro commerciale, mi sembrava molto bello ridare un'identità a un luogo. Cosa racconta questa mostra? Questa mostra beh, è un fatto quasi letterario. C'è un inizio che comincia con il ponte distrutto dai tedeschi in ritirata, che ambienta la storia, e poi c'è la funicolare e poi c'è Teatro Laboratorio dove ci sono stati tutti i più grandi artisti, Grotowski, Living Theatre, ha cantato Gino Paoli, è venuta la Borboni, Raffa Vallone, cioè, è stata una storia molto importante per Verona. Faccio presente che Teatro Laboratorio è ancora esistente e ne ha l'arsenale. Dopodiché termina il breve ciclo, una sequenza molto bella dell'artista e fotografo Pino Dalgal, che ci ha regalato il cantiere, quindi c'è l'inizio e la fine di questo. È un racconto che ha un suo inizio e una sua fine a livello fotografico. Poi ci sono dei pannelli didattici, tutti in 2 lingue, che spiegano un po' tutta la storia del colle e anche della funicolare.